Sindaco, oggi si è scesi in piazza per incontrare i cittadini, quindi si è aspettato per anche ancora un po', come ha detto lei giustamente, abbiamo cercato di dimostrare quali sono i fatti, di non specificare solo quello che abbiamo trovato, ma cercare di portare qualcosa anche a chi ci sta ascoltando. Sicuramente, se noi avessimo scelto di fare un intervento pubblico prima, saremmo sicuramente scesi in piazza per denunciare i problemi che abbiamo trovato. Siccome non è mio costume muovermi in questa direzione, per me la politica è soprattutto soluzione dei problemi dopo averli individuati, abbiamo atteso un periodo più o meno lungo, circa 9 mesi, perché solitamente si parla dopo 100 giorni, i fatidici 100 giorni dell'attività amministrativa, i primi 100 giorni, per scendere in piazza per presentare non soltanto problemi ma soluzioni. Un altro aspetto importante è stato che lei ha concluso questo intervento comunque con quello che è una promessa ai cittadini: cercheremo, lo hanno detto anche più volte i suoi assessori, anche alla nostra stessa testata, di recepire tutti quelli che sono i fondi possibili e immaginabili che troveremo nel futuro, quindi da qui a venire. Noi cercheremo di cogliere tutte le opportunità che si presenteranno. Ci dispiace quello che ha detto prima, avremmo preferito un'impostazione diversa del PNRR in maniera da programmare gli interventi, scegliere dove candidarsi e dove non candidarsi. Questo non ci è stato possibile perché non dipende da noi e quindi coglieremo tutte le opportunità che saranno presentate e cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Una piccola riflessione mia, Sindaco, è stato interessante quello che lei ha detto: insieme ai cittadini, questo molto spesso non significa essere insieme ai partiti, però molto spesso il partito anche ha una funzione importante, prendere quello che hanno i cittadini per cercare di portarlo e di fare sintesi, quindi possiamo dire che non è una morte annunciata dei partiti per Taurisano, quella che è stata detta da parte sua? No, non è una morte annunciata, però lo devo dire con rammarico. Siccome conosciamo bene la Costituzione e quindi sappiamo qual era la funzione che la Costituzione assegnava ai partiti, che è quello che ha detto lei, purtroppo da dopo Tangentopoli, per quello che mi riguarda, i partiti hanno cominciato a perdere di credibilità. Le vecchie sezioni sono scomparse, le discussioni che si attivavano all'interno delle sezioni sono venute meno. Io lo dico per esperienza diretta perché nei miei primi 2 mandati, dal 2001 al 2011, mi confrontavo con le segreterie dei partiti che costituivano la maggioranza, le quali segreterie portavano delle proposte dopo aver discusso all'interno dei partiti, i famosi direttivi, e naturalmente chi faceva parte del direttivo frequentava le piazze, era un recettore di problemi che portava nel partito e il partito le portava all'interno dell'attività amministrativa. Oggi purtroppo i partiti vivono una situazione di crisi che, per quel che mi riguarda, fortunatamente non tutti, qualcuno ancora sopravvive, però bisogna andare nella direzione di rifondare i partiti oppure di costituire delle associazioni che funzionino secondo le finalità che la Costituzione assegnava ai partiti, in maniera che lo scollamento tra popolazione ed amministrazione sia ridotto ai minimi termini. Al di là di questo però, io ho sempre sottolineato che la lista insieme, ripartiamo insieme, quell'insieme è da intendere, lo dico da insegnante di matematica anche se nella scuola primaria, va intesa in senso aperto, in senso largo. Dell'insieme fanno parte non soltanto quelle associazioni, quelle rappresentanze politiche che hanno costituito la maggioranza, ma fanno parte anche e soprattutto i cittadini. Ecco perché quando parlo, parlo soprattutto per i cittadini, perché ognuno deve sentirsi corresponsabile per la parte che è di sua competenza, ma anche rendendosi conto dei problemi più generali, corresponsabile dell'attività amministrativa e del futuro che noi dobbiamo costruire insieme per coloro i quali verranno dopo di noi. Il suo, Sindaco, è stato un interessante anche excursus di tutti quelli che sono stati i progetti interessati, come la maggioranza è intervenuta, come il suo esecutivo è intervenuto nel risolvere i problemi che erano stati lasciati anche, diciamo, dalle precedenti amministrazioni. Però dal punto di vista della comunicazione non vi fermerete qui, sarà prossimo un incontro con l'assessore Rocco Palese per capire un pochino ancora di più e entrare anche nel tecnicismo della Casa della Salute. Sì, questa è un'esigenza sia dell'amministrazione comunale, perché noi non ci siamo accontentati semplicemente della comunicazione dell'avvenuto finanziamento, questa è poca cosa, ma vogliamo entrare anche nel processo di realizzazione del progetto. Vogliamo avere la nostra voce in capitolo, perché se abbiamo scelto quell'area l'abbiamo scelta per determinati motivi e non ci accontenteremo di un progetto che sia la fotocopia di situazioni realizzate altrove. Vorremmo che si tratti di qualcosa di contestualizzato al territorio e alle esigenze della comunità di Taurisano. Quindi l'incontro con l'assessore Palese non servirà semplicemente come pubblicità del finanziamento ottenuto per l'amministrazione comunale e come opportunità per l'assessore di dire ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Servirà semplicemente per rendere
la cittadinanza a conoscenza dell'iniziativa, ma soprattutto per entrare nel merito del processo realizzativo dell'opera e diventare parte attiva.